Capitolo 14, sottoterra. Non promette bene, signori, eh? Proprio, se devo essere sincero, promette benissimo. Però andiamo a farlo. E tra l'altro ci danno anche armi a disposizione, quindi qualche fregatura da qualche parte ci sarà per forza. Ho ripetuto qualche due volte, ma sti cazzi. Qua ci sta qualcosa. Nulla. Allora proseguiamo. Vietato cascare. Ma vietato vietato, eh. Però mi sa che l'unica soluzione è questa qui. Andà, bravo. Oh. Good, very good. No. So good. Da quella parte. Ecco. Vieni fuori, è là. Eccolo lì! Vabbè, l'ho ammazzato, quello è importante. Sta uscendo! Grandioso! Bastardo! Ha distrutto la cassa. C'è una cosa che non dovesse distruggere, proprio quella. Ok, devo dire che gli NPC migliorano nel corso della storia. È vero che sono anche io che ci prendo più mano, per carità. Facciamocela tutta, però. E anche il gioco, un po' come tutti i giochi che piano piano tendono a migliorare. Anche se mi piacerebbe avere qualche munizione in più, Che ovviamente sto chiedendo l'impossibile, ma vabbè. Intanto tiriamo giù questa. Anzi, su. Corri prima che si richiuda. Siamo già tornati in superficie? No, vero? No. Ma c'è un modo per passare, diciamo, inosservati? Non c'è. Eccolo lì. Non c'è, ufficiale. Allora come ti senti? Com'è? E com'è? Te lo chiedo io a te. Avevo quasi preso. Questa è la fine. A terra. Bella sta chiesa però. Molto Assassin's Creed. Sei mio, bastardo. Wow. No, non mi prendi. Fuori. Dai coglioni. Morto? Non è morto. Dov'è? Gioca col fuoco, ti bruci, eh. Munizioni, ti prego. Sì. Ok. No, da lì. Non fatemi muovere. Questi con laser puntato mi fanno paura. Poi non dovrebbe, però vabbè.
E non muore. E non muore. Adesso è morto. Niente, c'ho 14 colpi, ragazzi. 9 colpi. E non muore. 7 colpi. Ok, 4 colpi. Ce l'abbiamo fatta. Non fateli passare! Mi serve un'altra arma. Questo è ancora meno utile di arma. Bellissimo. Così sono proprio un coglione. Uccidetelo! Muoviamoci! Sparate! Anche qua se non li cogli in testa è inutile. Sparate! Okay, si va. Godo. C'è rimasto un altro, c'ho 3 colpi a disposizione. Poi è finita. Ehi! Godo! Armi, per favore. Datemi armi. Minchia, un colpo. Come sei generoso. Alla faccia. Qua c'è niente? Oh, dammi ste M4, cazzo. Quanto mi mancava. Sentivo già la mancanza. All'inizio non è che l'apprezzassi più di tanto, poi ho nettamente cambiato idea. Anche se comunque mi ricorda qualcosa. La cappa non era male, eh. Due campane risuonano in perfetta armonia. Ho capito. L'altra è di là? Ehi, sto sbagliando qualcosa. Evidentemente sì. Aspetta. Qua che sono le armi? Sì. No. Sai che devo andare? Ok, capita. Bastava sparare. No, però era molto figa questa cosa. Assolutamente, complimenti alla Naughty Dog perché era molto cool. Abbiamo tutti gli indizi davanti a noi, possiamo farcela, ragazzo. Come diavolo crede di portare quella statua fuori di qui, vorrei sapere. Lo siamo? In culo. Però almeno. Spara per uccidere! In realtà non ho ancora sparato, però se proprio mi costringi. Godo. Guarda come tu mi con la pistola io. Questa gente è dappertutto. Ovviamente, testa, ma. Chi cazzo lo ammazza? Munizioni. Chi è che è così violento? Da quella parte. Oh. Non fateli passare.
anche a quante sceneggiate per un colpetto. Oh, un po' di munizioni. Questo sopporta molto di più a livello di caricatore, quindi mi piace, mi piace. Mi piace! Voto 10. Di qua dove vado? Boh, mi butto. Letteralmente, ok. Bravo. Su. È del tutto inaccettabile. Ma che cosa vuoi da me, Roman? Stanno massacrando i miei uomini. Difficile credere che un solo uomo possa spazzare via la tua ciurma. Non è solo Drake, dannazione! Credimi, quest'isola è maledetta! Basta! Prendi la tua gentaglia e vattene! Aspetta, non puoi sbarazzarti di me! Mi devi una parte dell'oro! La tua parte, Eddie, dipendeva dallo svolgimento di quanto ti ho chiesto. Mi hai assicurato che Drake era prigioniero e che l'isola era sicura. Ah, queste sono stronzate, Roman, e lo sai bene! Abbiamo chiuso, signor Raja. Taikamu! Mattia Giallo! Shyalan! Tradotto? Secondo me è tipo una serie di bestemmie assurde. L'hanno messa in lingua taitica per forza. Almeno potevano dirle senza censura. Beh, pare che chi più spende, meno spende. E cosa mi dici di te, Navarro? Vali il prezzo che ti sto pagando? Il deposito è qui, ne sono certo. Se possiamo fidarci di Sally. E non possiamo. Senti, sa che lo uccideremo se mente. Non essere stupido, sa che lo uccideremo quando avremo il tesoro. Perché dovrebbe dirci la verità? Tesoro. Credimi, Navarro, a volte penso che tu abbia lasciato il cervello nella fogna dove ti ho preso. Mi serve solo un po' di tempo. Trovare questo tuo tesoro si è dimostrato più difficile di quanto valga. Ti assicuro, Eldorado merita più di quanto tu possa immaginare. Me lo auguro. Ok. Il nostro lavoro qui è finito? Forse. Da qua siamo arrivati, quindi qua proseguiamo. Anch'io che mi giro, che cazzo mi giro a fare? Di qua che c'è? Una beata minchia, immagino. Vedo una sega, vedo. È vero che sennò non si chiamerebbe sottoterra il capitolo, ma vabbè. Dettagli. Laggiù non posso saltare assolutamente, anche perché ci sono arrivato. Devo un attimo fare un giro di cognizione perché mi ero completamente perso. Ok, di qua. Aria aperta? Sei stronzo, eh. Oh, aria aperta, che bello. E finisce anche il capitolo.